Si lascia attrarre dalla metafora della semina il Papa e invita tutti a fare come Gesù che, pur conoscendo il nostro terreno, fatto di incostanza e vizi, spera sempre che gli uomini possano dare frutti abbondanti. Il Papa si rivolge in primis ai genitori, chiamati a tramandare la fede, e li invita a non scoraggiarsi anche se la mentalità del mondo rema contro. Il seme buono resta e attecchirà a tempo opportuno, ma se cedendo alla sfiducia rinunciano a seminare e lasciano i figli in balia delle mode del cellulare, senza dedicare il loro tempo, senza educarli, allora il terreno fertile si riempirà di erbacce. Francesco parla poi ai giovani e li esorta a sfruttare la via della preghiera e a dedicare il tempo a chi ha più bisogno. Può sembrare perso, invece è tempo santo, mentre le soddisfazioni apparenti del consumismo e dell'edonismo lasciano le mani vuote. Infine, sacerdoti e laici, chiamati a perseverare nell'annuncio senza scoraggiarsi se non si registrano successi immediati. Ricordiamo le persone che hanno posto il seme della parola di Dio nella nostra vita. Ognuno di noi pensi come è incominciata la mia fede. Magari è germogliato anni dopo che abbiamo incontrato i loro esempi, ma è successo proprio grazie a loro. Al termine della preghiera mariana, Francesco ricorda il bombardamento 80 anni fa sul quartiere romano di San Lorenzo. Denuncia che anche oggi si ripetono queste tragedie e si chiede com'è possibile. Abbiamo perso la memoria? Il Signore abbia pietà di noi e liberi la famiglia umana dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per il caro popolo ucraino che soffre tanto.